Buongiorno a tutti, torniamo sul tema caldo dei concorsi perché in sede di dibattito parlamentare per la conversione in legge del decreto legge 162-2019, ossia il decreto milleproroghe, sono stati approvati alcuni emendamenti che riguardano proprio i concorsi della scuola. In particolare nel passaggio alla Camera, dove il governo ha posto la fiducia sul testo, sono stati approvati alcuni emendamenti che si presume saranno confermati in sede di dibattito al Senato, visto che è stata posta, come dicevo, la questione di fiducia. Una prima novità riguarda la tempistica dei concorsi. Il decreto scuola infatti aveva previsto che sia il concorso ordinario che quello straordinario per la scuola secondaria dovessero essere banditi entro l'anno 2019. Con l'emendamento approvato è stato spostato il termine e adesso è previsto che i concorsi dovranno essere contestualmente banditi entro il 30 aprile 2020. Pertanto si presume che quantomeno per il concorso straordinario i relativi vincitori potranno essere immessi in ruolo con decorrenza 1 settembre 2020. Altra novità riguarda il programma di esame, la prova scritta in particolare, perché il decreto scuola prevedeva che per il concorso straordinario, sia ai fini dell'immissione in ruolo che ai fini abilitanti, i parametri di riferimento della prova scritta fossero quelli del concorso 2016. Invece il decreto milleproroghe adesso unifica il programma della prova scritta del concorso ordinario e straordinario, togliendo ogni riferimento al concorso del 2016. Quindi la prova scritta del concorso ordinario sarà parametrata sugli stessi programmi di quella del concorso straordinario. Quindi riguarderà sostanzialmente argomenti afferenti alle classi di concorso e le metodologie didattiche, senza riferimento alla legislazione scolastica, che quindi non può far parte dei quesiti oggetto della prova scritta, fermo restando che può essere oggetto di argomento della prova orale. Ultima novità introdotta in sede di conversione del decreto milleproroghe riguarda la istituzione, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione. Grazie e arrivederci.